passo ora la parola chiedendo la cortesia, purtroppo che siete arrivati alla fine per dare quella possibilità ad alcuni di voi di intervenire, la parola a Enrico Bellini, Senior Analyst Public Policy di Google. Grazie. Grazie mille, io essendo di Google risponderò con degli snippet brevissimi, dei link, così poi potrete approfondire voi, no? Scherzi a parte, grazie mille. Prima di ringraziare con le formule di rito, ringrazio prima di tutto voi per ascoltarmi nonostante questa bruttissima raffreddore che rende ancora più marcata la mia cadenza da romano di 7 generazioni. Faccio una gara, no, scherzi a parte, grazie mille, penso che sia un dibattito molto molto interessante, quindi ringrazio davvero l'Associazione Civita per averci messo un giorno al tavolo oggi per trattare questi temi, anche ovviamente Centro Creda e l'Accademia del Codice di Internet. Penso che la tematica di cui stiamo dibattendo, e in particolare lo stesso titolo con cui viene riassunto, cioè il tema del patrimonio culturale e del mondo digital, siano assolutamente al centro del dibattito. Mi permetto in prima battuta di fare quello che secondo me è un'importante correzione, che non è solo di forma. Secondo me è più corretto discutere di rapporto tra patrimonio culturale nell'epoca digitale piuttosto che di mondo digitale, perché dal mio punto di vista identificare un mondo digitale vuol dire vederli da un lato in una certa contrapposizione, dall'altro vuol dire andare a definire o pensare che vi sia un'economia, una società digitale e qualcosa che non lo è. In realtà in questo penso che la commissione, la commissaria all'agenda digitale, aveva centrato perfettamente il tema quando aveva detto che non esiste un'economia digitale, opposto a un'economia non digitale, esiste un'economia che è sempre più digitale e così via la società, non esiste più una società che non deve far fronte al digitale, ormai viviamo in un'epoca che è digitale e quindi gioco forza tutti i settori della nostra società devono farvi fronte. Da questo punto di vista basta guardare all'anno in cui siamo ora, al 2016, e guardare, ognuno di noi può guardare in tasca, e sfido che nessuno di noi abbia almeno uno smartphone. Se guardiamo a 10 anni fa, l'iPhone non era ancora stato inventato. Cosa succederà tra 10 anni? Cosa avremo tra 10 anni? Siamo in continua evoluzione e è ancora difficile capire dove stiamo andando. Pensiamo anche, è stato citato prima, il tema del value gap, su cui noi abbiamo ovviamente un approccio diverso. Da questo punto di vista bastano però solo dei dati velocissimi per dimostrare che fortunatamente lo scenario è in evoluzione ed è un'evoluzione secondo noi positiva, che sebbene non si sappia ora con precisione dove ci porterà, però è una tensione, giovano anche dire per tensione evolutiva. Nel 2006 non sapeva nessuno, manco sapeva che cos'era lo streaming, non esisteva lo streaming, ovviamente legale. Oggi, grazie allo streaming, l'industria musicale fattura qualcosa come circa 3 miliardi di dollari all'anno attraverso le pubblicità legate allo streaming oppure gli abbonamenti streaming, pensiamo a Spotify Premium, ma anche Google Access Premium. Le stime dicono che tra 10 anni questo mercato avrà 27 miliardi. Quindi siamo di fronte a una transizione e a un processo che si sta evolvendo. In questo ovviamente è stato citato da diversi relatori prima di me, anzi da tutti i relatori prima di me in maniera molto, molto puntuale, si inserisce la proposta di riforma del copyright avanzata dalla Commissione Europea nelle scorse settimane. Io penso, e faccio un brevissimo passaggio su questo, non mi voglio soffermare un po' perché devo rimanere in riga rispetto a quanto richiesto da Ferdinando di essere sul punto e senza dilungarmi. Penso che la proposta di riforma che è stata presentata abbia un compito molto, molto difficile e molto, molto importante, che è quello di centrare, di mantenere un equilibrio.
Sicuramente la nostra azienda, la mia azienda, l'ho sempre dimostrato in diverse occasioni, è fondamentale tutelare il diritto d'autore ed è fondamentale che il diritto d'autore vinca la sfida dei tempi in cui viviamo e in cui vivremo. Però è assolutamente fondamentale che vi sia un equilibrio, sia che sia da un lato tutelato e sia consentito ai detentori di diritto d'autore vedersi remunerato e remunerare il loro sforzo. Al tempo stesso è fondamentale però che la riforma continui a consentire al digitale e all'internet di essere una straordinaria forza di innovazione e di progresso per la società europea e quindi anche visto il ruolo fondamentale che ha l'Europa all'interno del mondo tutto il mondo. In questo momento, dalla bozza che vediamo ora, dal nostro punto di vista ci sono dei punti positivi, pensiamo per esempio alle disposizioni che mettono in evidenza la necessità di fornire sempre maggiore trasparenza nella relazione tra digitale tra autori e distributori. Questo è sicuramente fondamentale, questo noi sicuramente lo facciamo fornendo sempre i dati più trasparenti possibili a tutti i nostri partner. Riteniamo che ci siano ancora dei punti da migliorare, sono stati citati velocemente prima anche dal professor Gambino, per esempio un articolo che noi vediamo come pericoloso, quello relativamente all'inserimento di un diritto d'autore ancillare per l'editoria. Riteniamo che sia pericoloso in quanto rischia di minare la base di funzionamento e funzionamento di internet e allo stesso tempo riteniamo laddove è stato introdotto perché è stato introdotto in maniera simile in Spagna per esempio, non ha generato i benefici che ci si aspettava, anzi ha portato a una riduzione del pluralismo e a una riduzione dell'innovazione e una riduzione della possibilità per gli editori più piccoli di farsi conoscere, far conoscere i propri contenuti. E allo stesso tempo riteniamo che per esempio l'articolo 13, quello che andrebbe a imporre alle piattaforme che hanno contenuti user generated, l'articolo 13 va a imporre, secondo il nostro punto di vista, alle piattaforme di filtrare i contenuti preventivamente e andrebbe a spingere queste piattaforme a bloccare qualsiasi contenuto di cui non vi è stata presa licenza insieme ai detentori di contenuti. Noi sappiamo che questa misura rischierebbe più che non soltanto di fare danni a noi, ma di fare danni all'ecosistema, rendendo più complicato per quelle start-up e quelle nuove realtà che si vogliono affacciare a questo mondo di provare e a sfidare il mercato. Questa piccola introduzione voleva essere per centrare un punto fondamentale che è non vi sono ancora adesso, non sono ancora chiare a nessuno degli interlocutori in campo delle soluzioni sicuramente giuste e che sicuramente possono aiutare tutto l'ecosistema a conquistare il futuro. È necessario collaborare, è necessario lavorare insieme per sperimentare, per trovare delle soluzioni ottimali. Io ho fortunatamente un osservatorio privilegiato, nel senso che all'interno del team in Italia, ma sempre di più anche su scala europea, ho la fortuna di collaborare con quei team all'interno dell'azienda che hanno maggiori relazioni con l'industria dei contenuti, ovviamente dal punto di vista delle relazioni istituzionali e della parte del advocacy, e vediamo questa tensione positiva a
cercare soluzioni e a collaborare per conquistare il futuro. Su questo mi permetto di chiudere prendendo un esempio di questa collaborazione, di questa volontà di rimboccarsi le maniche e cercare di lavorare insieme per trovare nuove soluzioni. E lo prendo da concentrarmi sul tema del patrimonio culturale. Google ha creato nel 2011, ormai quindi sono 5 anni quest'anno, una propria unità che è chiamata Google Cultural Institute e che si dedica solo e soltanto a sviluppare progetti, piattaforme e soluzioni per favorire i partner culturali, le istituzioni culturali nella transizione digitale. È un team che abbiamo creato e che si è mosso pian piano partendo da un progetto che noi definiamo 20%, ossia un progetto fatto da pochissimi ingegneri un giorno alla settimana, quindi non che lavoravano su altre cose e che dedicavano un giorno su quei famosi progetti non ancora. E nasce proprio dall'idea di dal DNA di Google, ovvero siamo un'azienda tecnologica e vogliamo collaborare con partner mettendo a disposizione le nostre competenze digitali affinché i nostri partner possano farne il miglior uso possibile laddove loro sono esperti. E in questo caso, nel caso della cultura, ovviamente noi siamo esperti di digitale e abbiamo la fortuna di poter collaborare con realtà che invece sono esperti di contenuti e sono detentori degli stessi contenuti. Il progetto Google Cultural Institute nasce, come vi dicevo, nel 2011, nasce con soltanto 17 partner, con 17 musei in tutto il mondo. Dopo 5 anni di progetti, dopo 5 anni di, diciamo così, anche di insegnamenti che il team ha pian piano raccolto, oggi la realtà del Cultural Institute è decisamente più grande, siamo arrivati ad avere più di 1200 partner in tutto il mondo e abbiamo sviluppato sempre più tecnologie che abbiamo messo a disposizione dei nostri partner. Pensiamo ad esempio alle digitalizzazioni con la tecnologia Street View che nasce nelle strade, nasce per mappare le strade di tutte le città del mondo e viene adattata e messa a disposizione dei musei per realizzare delle visite guidate interne, digitali, in alcuni casi anche esterne. Pensiamo alla tematica della digitalizzazione e pensiamo a quanti sono quei musei, quelle realtà che vorrebbero far conoscere alcuni dei loro contenuti e magari spesso e volentieri devono essere chiusi durante la settimana per questioni di bilancio oppure semplicemente perché è particolarmente complicato mostrare determinati loro contenuti. Per questo abbiamo sviluppato delle tecnologie, pensiamo ad esempio all'ultimo dell'ultima annata che è Art Camera, che è una vera e propria fotocamera che consente in maniera molto semplice ai partner di digitalizzare ad altissima qualità i propri contenuti. E così via, abbiamo sviluppato diverse altre tecnologie, tutte concentrate intorno a una piattaforma che è Google Arts and Culture, una piattaforma che potete trovare sia in modalità app sul vostro telefonino, quindi sia esso iOS o Android, e sul sito internet. Il tema fondamentale che muove sempre la nostra collaborazione è stato riassunto in una frase dal nostro Presidente del Consiglio soltanto la settimana scorsa quando abbiamo lanciato un progetto fatto insieme alla città di Mantova, capitale italiana della cultura 2016, e il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, Presidente del Lancio, ha riassunto tutto dicendo il progetto di Google è un progetto che non previene la visita alla città, non previene la visita al museo, ma la prepara, la informa e la stimola.
ed è esattamente quello che vuole fare, quello che vogliamo fare con il progetto del Cultural Institute e che speriamo di continuare a fare, è quello di mettere a disposizione le nostre tecnologie in modo tale che determinati contenuti vengano scoperti di più da chi già li conosce e quindi sia ancora più invogliato ad andare a vederli, ma anche vengano scoperti da chi invece non ha questa possibilità di andare sicuramente a vederli, ma grazie a questo può cominciare a fruirli, e nel tempo stesso vogliono essere delle tecnologie che vengono messe a disposizione dei partner culturali per rafforzarli nella loro missione, che è quella di preservare e valorizzare il patrimonio culturale. Diversi di questi partner sono anche partner che fanno già parte che stanno sotto il Ministero dei Beni Culturali, e noi speriamo, ci auguriamo che nel futuro sia sempre più possibile e facile collaborare insieme a MIBEC. Penso che affinché il patrimonio culturale italiano del nostro passato così forte e importante possa conquistare il futuro, sia necessario collaborare e trovare forti sinergie insieme alle aziende del digitale. Noi siamo qui in prima fila e siamo curiosi a collaborare. Diceva prima la direttrice Rumo della collaborazione che abbiamo fatto con le biblioteche italiane, speriamo sia solo sia una best practice che possa essere ripresa e trasformata nuovamente insieme a tante altre realtà. Ringrazio Google, ringrazio il dottor Bellini.